siamo giunti alla 18ª edizione della Sagra del Pane di Monterosso e queste sagre servono per rilanciare i nostri prodotti tipici. Il pane, che è un prodotto tipico del Monterosso, viene cotto ancora nel forno a legna. Sindaco Vito Amato. Sì, quest'anno di fatti era in dubbio se farlo o meno, perché ogni 7 anni capita con la festa di San Giovanni a Ragusa. A Vezzini c'è San Giovanni pure e a Chiaramonte c'è San Vito, per cui era già in dubbio se poterla fare o meno. Forno a pietra, forno normale, quello a pietra, legna, io l'ho inventato io, l'ho cominciato io a Monterosso, sì. Qui abbiamo fatto poi anche un po' il pane con la Nutella, il pane fresco appena sfornato, e abbiamo visto che la gente l'ha preferito più di tutti. Quindi il prossimo anno sono sicuro che faremo ancora delle novità con il nostro pane, perché è un pane buono ed è uno dei migliori della provincia. Quindi per i fornai che si impegnano e ci danno soddisfazione, noi vogliamo che la sagra diventi ancora sempre più importante. È un momento importante per Monterosso, un momento che tanta gente di tutta la provincia viene, è una bella sagra comunque, come voglio dire, c'è tanta gente, la gente mangia, si diverte, passeggia, Monterosso è abbastanza ospitale, specialmente questa settimana che si avvicina la festa di San Giovanni, per il paese è un momento importante. Vengo. No, non so, siamo arrivati adesso, perciò non lo so, mi sembra però che è organizzata bene. Che è la sagra, è una cosa bellissima. Bella, bella è. È così da stiamo pane in casa e tutte cose. È bellissima. Un appuntamento che ogni anno fa molto piacere, ci sono molte forestiere, che è un momento anche è bello per Monterosso, sia per i locali, insomma un punto di ritrovo, va, questa festa del pane che puntualmente ogni anno sempre si fa, va. Speriamo che continui sempre, la provincia penso che ci dà un contributo, ci dà, ed è una cosa positiva questa. Io sono di Monterosso, quindi sono sempre qua. Guardi, siamo stati 4 giorni qui, quindi non è che abbiamo fatto molta esperienza, abbiamo girato con i parenti, qualche località, niente di particolare, però diciamo che abbiamo visto la gente molto affettuosa, molto disponibile, questo sì. Io che posso dire, se vogliamo le stesse cose, perché ci siamo trovati in effetti molto bene. Bene. È una cosa buona veramente, una bella festa grande. Un'ottima idea del comune, ottima veramente, perché c'è un ritrovo di tutti i montoressani, specialmente questo periodo qua. E allora è una cosa che, siccome Monterosso è un paese che la maggior parte vive fuori, vive. E il mese di agosto e prima di settembre, ripeto, c'è un ritrovo di Monterossani, e poi tutte queste forestiere che vengono d'altra parte, ci fa piacere a Monterosso. Io penso che è sempre stata una bella festa, ora quando ha 2 anni, 3 anni che si fa, e sta riuscendo bene, sta riuscendo. Io sono di Monterosso, però abito a Pedalino e vengo proprio a vedere il mio paese, a vedere gli amici, a vedere la festa che si fa. Per me è un gran piacere fare queste cose nel paese, tante cose buone, che certo sempre sarà la cosa del comune, sarà che le mette. Per me è stata sempre una cosa bella, che si fa, più cose si fanno più bello è. Sono da Vittoria, abitante a Pedalino, e sono venuto a Monterosso a vedere proprio questa sagra, do capoleato, dei ciappi, già mamma. Ma è la prima volta che vengo, non sono di un paesino qui vicino, di Pedalino, provincia di Ragusa, sto vedendo che è una cosa nuova, non l'avevo mai vista. Qualche volta forse l'hanno fatta anche a Pedalino, comunque sono ben organizzati, lavorano abbastanza bene, veramente. Complimenti a questo paese, anche se è piccolo, però ben organizzato. Alle Olimpiadi. Diglielo. Sì, il mio fidanzato è stato qualche giorno fa, ha partecipato alle Olimpiadi, lo saluto. Paolo Fucile. L'origano, olio, peperoncino, sale e pomodoro secco. Questi sono gli ingredienti fondamentali, diciamo. Sì, troppi avvenimenti nello stesso giorno in tutta la provincia. Però fino adesso sembra che vada abbastanza bene, speriamo che saremo in tanti nelle prossime ore.
può diminuire e lui deve crescere. Al finale ho portato questo libro perché 15 anni fa, quando sono venuto in Italia a Ragusa Libre, mi hanno fatto un'intervista. Questa intervista che mi hanno fatto, ho promesso che portavo la mia vita scritta in un libro. Qua porto questo libro. Ovunque ancora devo fare modificazioni nelle copertine. Abbiamo chiesto all'amministrazione di pulire i cassonetti e lavarli, che è la cosa più importante, perché non so per quale motivo puzzano in una maniera straordinaria. Quindi il turista che passa, il residente che c'è, si lamenta perché la puzza è straordinaria. Le scale partendo da Piazza Repubblica, che già da credo che siano un paio d'anni, che queste scale sono state praticamente demolite, per il lavoro che sono iniziati in via Velardo, non sapevamo bene chi aveva fatto questo lavoro, è stato fatto che il cantiere risulta tuttora disertato, con gravi disagi e per chi abita in quella zona, perché materialmente non ha dove passare. Dipinge questa strada, che è una stile di barocco e di bella città di Ragusa. Sì. Hai già dipinto qui? Oggi no, ho dipingiato, scusa ma non parlo bene italiano, ho fatto qualche lavoro a mare, sì. Ma mi sembra buona. Mm. Lei viene da dove? Da Milano. Mm. Ha mai visto qualcosa del genere? Intende dire focacce? Beh no, proprio così no. Mm-hmm. Però mi sembra buona, insomma. Sì. La vorresti a Milano una focaccia così? Non tutte. Non lo sai, amore. Non lo so. No, aspetto che Davide, che mio figlio, finisca. Però ha già potuto vedere le meraviglie di questa città, Ibla. Sì, sì, siamo riusciti a visitare insomma un po' tutto, i giardini Iblei, il Duomo di San Giorgio, giusto, la chiesa di San Giorgio, non ricordo più. E poi vorremmo andare a vedere anche la cattedrale di San Giovanni Battista, andremo più tardi, dopo lo spuntino. E poi, ma la cosa bella non è solo vedere le chiese, è proprio camminare per la città, perché è caratteristica e particolare, piena di luce, bella. Dell'avversario si sa che è una squadra che ha mantenuto parecchi giocatori che l'anno scorso hanno vinto il campionato di B2 e ha inserito 3-4 elementi di categoria veramente importanti, come Berlati che ha vinto l'anno scorso il campionato con Trapani, e come Panichi, McKenzie e altri giocatori di grandissimo livello. Però tutte le squadre sono più o meno attrezzate. Noi dobbiamo far forza su quelle che sono i nostri vantaggi, che è la forza del gruppo, l'agonismo, l'intensità difensiva e qualche contropiede in più. Speriamo di riuscire.